Peppe Gentile, uno dei più forti, se non il più forte triplista italiano di sempre. Oggi l'iniziativa ha un titolo, Alle soglie del vento. Io so che tu sei molto creditore nei confronti del vento, perché a Messico 50 anni fa arrivasti terzo, vento nullo, i primi due, vento più due. Ma io veramente ho dimenticato questo episodio, però adesso me l'hai ricordato. In realtà così sono andate le cose, ma le gare sono soggette comunque a un'alea che è determinata non solo dal vento ma da tante altre cose. E comunque credo che il vento oggi rappresenti qualcosa di ideale più che di qualcosa di reale. Allora era reale, oggi stiamo parlando della bellezza di essere portati dal vento. E credo che sarà molto interessante. Un record del mondo e un bronzo nell'arco di 24 ore. Penso che possa essere soddisfatto nonostante tutto. No, allora non ero soddisfatto assolutamente. Il record del mondo era in effetti due, perché già in qualificazione aveva fatto un altro record del mondo. Ma in realtà per, come dire, digerire col tempo un insuccesso che fu solamente evidentemente un parziale insuccesso, per digerirlo voglio dire ci è voluto molto tempo. Oggi in realtà lo considero ancora un parziale successo perché tale è stato, ma comunque soddisfacente. Che significa partecipare ad un'iniziativa di una scuola dove tu hai studiato? Tu che sei nipote di un filosofo e hai interpretato, nessuno lo sa, Giasone in un film di Pierpaolo Pasolini. Che significa? Significa in qualche maniera tornare al passato per poter per trarre nuovi spunti per andare avanti. Oggi la presenza di tanti campioni in una scuola. Ma io penso che sia una bella iniziativa quello che ha preso il signor Preside, oggi si chiamano direttori mi pare. Dirigenti scolastici, penso che sia una bella iniziativa perché dei ragazzi che non ci hanno conosciuti perché siamo tutti quanti vecchi, sicuramente abbiamo fatto le nostre prestazioni sportive prima che loro nascessero, se riescono ad apprezzare la bellezza del vento, perché questo è il tema, attraverso magari anche le nostre parole, per loro sarà una cosa bella, spero. Una considerazione finale che riguarda l'atletica del 2018. Voi venivate a Formia, eravate contenti, avete studiato, vi siete allenati e vi siete formati come uomini. Oggi, Giuseppe, molti atleti italiani a Formia non ci vengono più e se ci vengono con poca voglia. Ma la società è cambiata e quindi è cambiato anche lo sport e forse è cambiata anche l'atletica. Questo non vuol dire che non bisogna fare degli sforzi perché si rinnovino delle iniziative come quella che è stata di Formia, insieme ad altre evidentemente, perché rinasca lo spirito di una cultura sportiva che si sta diradando se non perdendo. 50 anni da Messico. Ma è una bella cosa oggi, nel senso che è una bella nicchia di ricordi del mio passato, che però io interpreto sempre in chiave futura, cioè spero che mi dia lo stimolo a me, come ad altri, di poter andare avanti nello sport, come si diceva prima, anche nell'atletica leggera. Grazie.